Sono partito da casa Lazzaroni il 14 novembre 79 per Belluno. Wow, bel giro. Sì. E un anno un po' Belluno, un po' Fetteri, di vicino. Congedato il 4 novembre dell'80. Rimasto bloccato a Bologna perché Rimasta bloccata a Bologna, perché? era nevicato ed era ferma la Poretana, la ferrovia. Partì da Feltre che nevicava, insomma, normale. Mamma mia. Poi venendo giù c'era sempre più neve. La neve spaventa la città, ma non spaventa la montagna, vero? Com'era casa Lazzaroni negli anni 70? Allora c'era 5-6 famiglie. C'erano, allora, fisse 4, Cinque meraviglie! fisse 4, più si aggiungevano altre 3, tipo da maggio fino a ottobre, novembre. Proprio fisse erano 4, di cui erano 3 sorelle. Una. Però quattro famiglie numerose, o bambini, o No, tocca gente. bambini non ce n'era. Non ce n'era. Di cui erano 3 sorelle, mia madre e le mie due zie, con i rispettivi mariti. E Allora, siamo partiti dal 14 novembre. novembre, ma prima c'era sempre la corrierina, Ah no, si prima. andava giù a lavorare, si andava giù a comprare le Ah cose, no, tutti i giorni prima. si andava a scuola. Prima io abitavo a casa Bergoglio, Ancora più su. Sì. Fino a 11 anni. Casa Begorri, con due Non si sa R. Non si bene. sa se Begorri o Begorri. L'ha messo Begorri, ma è sempre stato chiamato Casa Begorri. Comunque sì, fino a 11 anni ho vissuto lì, sono nato lì e ho vissuto lì. All'elementare l'ho fatta a Casa Roversi, Casa Calistri. Ah, perché c'era ancora l'insegnante, Sì. quella Esatto. con le scuole, con le classi unificate. Quando poi dovevo andare alle medie, insomma, per questa qui è la casa di mia madre. Mio padre era di Casa Begorri. E quando dovevo andare alle medie, insomma, fu un po' aggiustata, insomma, ci siamo trasferiti qua. E io da qui viaggiavo in corriera per andare alle medie, fino al Per 74. andare alle medie, che erano A Poretta. a Porretta. L'elementare invece l'ho fatto un po' a Casarovese, un po' a Casacadista, perché erano divise in due, secondo. I primi 2 anni erano divise in due. Prima, seconda e terza a Casa Roversi, quarta e quinta a Casa Calistri. Poi gli ultimi 3 anni erano tutti insieme, dalla prima alla quinta, via, La quinta. eravamo, sembra 8-9. Che poi sì, venivano da Casa Moschini, Casa Calistri. Quindi tu hai vissuto la montagna e la montagna, perché Ah sì, militare e montagna, perché. i ragazzi come te, che sono chiamati gli alpini, perché conoscono già la montagna, quindi Sì, perché in quell'epoca là, adesso vabbè, volontario, militare, sono ma forestale. quell'epoca là l'Emilia Romagna era reclutamento alpino, tutta, cioè tutta l'Emilia Romagna. E quando non c'era, tipo dalla Lombardia, dal Friuli, che non erano sufficienti, li Sufficienti andavano. prendevano da qua, infatti da qua ce n'erano tantissimi. Quel giorno lì siamo partiti in 6 da Poretta, 6 da Poretta, altri 2 da Vergato. Quindi siamo arrivati su Belluno in 8. Eravate insieme o Sì, eravate tutti insieme? perché addirittura uno veniva a scuola con me alle medie. E gli altri poi, vabbè, sai, passa la voce, anche tira via, insomma, siamo in. E certo, vi conoscete tutte e Sì, quanto. siamo in un tot. Quindi 6 da Poretta e 2 da Vergato. Qualcuno è venuto su perché poi erano 2 o 3 giorni di Ma reclutamento. lavoravi già? Sì. Cominciato Quando hai dal cominciato? 76. 76, maggio, giugno, maggio mi sembra. 3 o 4 mesi in un'officina, lì poi dopo era scaduto il contratto. E poi dopo, mi sembra pausa di 2 o 3 mesi, 2 mesi. Alla festa lì del combattente, perché mio padre ci andava sempre, c'era il sindaco, che allora era Matioli, e più c'era, ricordo che il sindaco disse: "Oh, guarda che Cinotti Circa. cerca, c'era anche questo Cinotti, tendo, lì Sì, al Ponte dell'Avventurino, lavorava sì, 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 sì. giovanino. Sì.
Infatti mi ricordo che io avevo 16 anni, neanche, perché era 76, 16 anni appena compiuti. E mi disse, lunedì vieni giù a fare il colloquio. Ed era, quello lì era sabato sera, sabato pomeriggio. Infatti lunedì andai giù. E poi subito. Sì, subito. Quel periodo lì viaggiavo in corriera, perché avevo 16 anni. Avevo già una Vespa, però sai, d'inverno. È dura, E corriera su e giù e niente, dopo vabbè presi la macchina, però viaggiavo in corriera lo stesso, perché anche perché c'era nato di c'era la comodità di dire, insomma c'era la comodità, più c'è gli orari tornava tutti, quindi sì, c'era un altro di qua che viaggiava più in corriera che insieme a me, no, che lavorava da tanto, andava via insieme, era una spesa inutile andare giù in macchina. Siamo venuti a piedi, è capitato due o tre volte, o per il ghiaccio. A piedi? A lavorare? No, a tornare indietro. A tornare indietro? Allora, l'una fu nel 79, in gennaio, che quando... Allora, cominciò a piovere la mattina, si cominciava a far sai il pioggio così, però... Qui non è che ce ne fosse tanto, ce n'era un po', ma... Poi arrivati giù alla Venturina si vedeva che era di più. Però la luce... Di solito è il contrario. Sì. No, capita sempre, sai, cioè, più nelle valate, capita sempre più in basso, cioè c'è sempre più ghiaccio. Ghiaccio, quando il gelicidio. Il gelicidio, giusto. E subito dopo si vede che il peso ha fatto andare via la corrente, giù a Ponte della Venturina, e allora tutti via. Ed io ero corriera, eravamo corriera. Quindi, che si fa? Cosa succede? Era... pomeriggio presto, perché era, non so se era mezzogiorno, l'uno adesso, no, forse anche prima. C'era già ste notizie di alberi fra Ponte della Venturina e Molino del Pallone che cadevano, la strada era già interrotta. Mi ricordo che c'era, tu l'hai conosciuto Ugo, quello che guidava le corriere? Sì. Suo cognato ci disse, c'era anche lui infatti, perché in quel periodo di lui faceva questa tratta qua, solo che era tutto fermo, anche lui doveva tornare a casa. Ah niente, allora a fare il porto un po' in su dove finissi. Appena arrivata la casa cantoniera, c'era già una cascia ribaltata. Ciao. E si fece a piedi, sai che insieme anche al babbo di Stefano, Saulo. Ah, Saulo. Eravamo in diversi, so che... Perché si venne su tutto a piedi, fino su. Perché... cioè i mezzi... Forse ci venne a prendere questo qui, che aveva il fratello, che è quello che viaggiava con me in corriera. Un pezzettino, ma... No, riuscì ad arrivare a casa Boni, ci riuscì, perché poi lui aveva la motosega in macchina, e in certi punti lì fra, insomma, lui aveva poi una 500, macchina bassa, piccola, insomma, si riuscì ad arrivare a casa nel pomeriggio, era già buio. Una scuola di sopravvivenza, praticamente. E un'altra volta a piedi si fece sempre poco l'anno dopo, non so se era l'81-82, quando ci fu una grossa alluvione, insomma, da diversi giorni, c'erano tutte queste frane in giro. Remoraglio, lì sotto i boschi, fra quella laggiù, fra Polone e Venturina. Ah no, prima ancora. Lì sotto Casaboni c'è stato nel 79 una frana che ha fatto per 5-6 mesi, facevamo, c'era una corriera che arrivava di sotto e un'altra corriera che arrivava di sotto. Sì, che faceva la, noi sì, scendevamo, trapassavamo la frana, lì era Andaragna nel 79. Lì è stata, sì, si faceva solo questo trasbordo qui, mi ricordo dal giorno di Pasqua più o meno fino a luglio. Quella lì dell'82 si fece il ponte di Nibbio a piedi, perché Remoraglio era andato di fuori, l'unico punto da fatti si girò la volta lì, però mi ricordo che avevo la macchina, mi ricordo che portai questi altri, insomma Sandossi, si girò intorno, Casa Forlai, Casa Bono, così, e la portai lì a Nibbio, la macchina, e poi si venne qua a piedi per il sentiero. Quel ponte lì e torno comodo, perché perlomeno si riusciva a passare il muraglio. Cavoli. L'ultima volta a piedi nell'85.
Nell'85. Sì. Mamma mia. Io l'85 me la ricordo, però. Dove eri nell'85? Ah, io nell'85 ero a San Giovanni in Persiceto e andavo a scuola a Modena. Però si fermò tutto, perché chiaramente. E quassù mi ricordo che mio nonno non c'era più, perché mio nonno era uno spalatore di neve di quelli eccezionali, e però non c'era più, e ci mandarono delle foto che c'erano praticamente le persone che erano in mezzo a dei cunicoli dove non si vedeva niente, non si vedeva neanche le case, non si vedeva niente, c'era soltanto la neve e lo spazio per passare. Infatti qua veniva lo sparaneve, no? Adesso questa finestra qui no, ma quella di qua, perché la mucchiava così, poi tornava indietro, così, a forza di mucchiarla, ce n'era venuta una mucchia lì che a quella finestra di là si poteva salire dalla finestra. All'85 niente, cioè era cominciato a nevicare lì a Santo Stefano, quel periodo lì. Ah, sì, dopo Natale. Gran freddo, nevicava, che la neve sembrava farina. Poi faceva un giorno bello o due, ma con un freddo della Madonna. Mi ricordo un cielo azzurro, poi ricambiava un giorno di neve. Fece così fino al 10 la Befana, quindi ce n'era già un metro, anche più. Con un freddo della Madonna. Le strade, mi ricordo, tutte bianche, le vedevi tutte bianche. Ma sai che se qualcuno sente questa intervista, che non ci conosce, non conosce il nostro territorio, non conosce la gente di quassù, eccetera, dice: ma come fa Mario a stare da solo a casa Lazzaroni? Perché nel frattempo sono passati quanti anni? 30? Ah, 85, 5? Sì, 30. Un qualcuno di più? 35, 37. Un quasi 40. E ci sei rimasto solo te. Sì. Però perché non vai via? Perché tutti si chiederebbero: ma come mai uno sta da solo lassù in cima alla montagna? Ma sarà perché io sono un po' avventuroso, nel senso, mi piace l'avventura, no? E non ho paura della neve, non mi ha mai fatto paura, perché quella volta lì dell'85 fa parte della tua vita, sì. Quindi a un certo punto si venne sui piedi dell'avventurina, perché anche lì bloccarono la strada giù all'avventurina. Lì era, non viaggiavo già più in colliera, prendevo la macchina. E però sì, i carabinieri chiusero, mi ricordo che era sbarata per non rendere il pallone, ma te devi vedere tutta la gente in fila, perché poi c'erano quelli, perché c'erano i treni fermi per il pericolo valanghe, non so adesso, però insomma a piedi non è che fermavano, te vedevi, c'era proprio, vedevi anche lì, mi ricordo che chiusa anche lì, sbagliai perché la mattina sono voluto andare via. Arrivai giù che mancava corrente. Qui ce l'avevamo, l'avventurino. Vedi, lo stai raccontando come se fosse una favola. Cioè, sì, no, è una cosa che caratterizza te e sicuramente anche altre persone come te che vivono qui da sempre. Cioè, io la riconosco, la sento, me la ricordo anche degli anziani, no? Cioè, i loro racconti erano storie, diciamo, epiche, no? Di piccole fatiche vissute quasi normalmente, come se uno non avesse, cioè senza angoscia, senza la paura, sì, che oddio sta arrivando, eccetera eccetera. Sì, magari forse qualche mamma, qualche nonna che magari per la pressione, no, dei nipoti piccoli o delle persone giovani, o allora sì, però vedo questa tranquillità, no? È come se fossero storie fantastiche, tipo ti racconto un film, mi ricordo che eravamo, no? E uno dice: ma mamma mia, ma uno che arriva dalla città, ma anche solo dalla campagna, non è necessario, cioè vede questi posti così erpicati, tutti nascosti in mezzo alle montagne, dice: ma come fanno? No? E se vai a raccontare sembra nulla, cioè, ma come sia, mica niente, vero?